Per San Valentino, Wustel! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, ciao a tutti e benvenuti qui in questa ricetta. La nostra cucina virtuale. Sì, sì, è un'altra ricetta, non me lo ricordo mai, te lo giuro. Mi copri dalla luce, scusami, mi fai ombra. Perdonami, quindi oggi per San Valentino, Wustel, giusto? Wustel a pranzo, a cena e poi io pensavo anche a colazione. Diciamo che è un modo easy per trascorrere un San Valentino. Un San Valentino semplice, quasi con cibo da strada, uova e Wustel. Un San Valentino alla Meriene, però veramente carino e facile da fare. Una ricetta pensata per i più giovani, ma anche per le coppie più scanzonate e per chi come me ha un marito che sul Wustel potrebbe scrivere un'enciclopedia. Bene, allora spostiamoci di là e vediamo come si fa. Ed ecco gli ingredienti per il nostro uovetto dell'amore. E allora, un San Valentino pensato per le colazioni all'americana, per i ragazzi più giovani che non sanno cucinare ma vogliono preparare qualcosa che sia confacente ai loro gusti. Quindi nulla di salutare né no, neutro diciamo così, ma molto molto divertente. Wustel, uova, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Per il resto tanta creatività e un po' di fantasia e iniziamo subitissimo. Come prima cosa prendiamo un Wustel e tagliamolo a metà, lasciando 3 cm invece intonsi. Quindi tagliamo. Perfetto, quindi prendiamo il nostro Wustel, giriamolo e fermiamolo con uno stuzzicadenti, così, perfetto. Mettiamo da parte e in una ciotolina prepariamo un uovo, semplicemente apriamolo, ci verrà più semplice da utilizzare al momento giusto. Prendiamo una bella padella antiaderente, versiamo un filo d'olio e poniamola sul fuoco. Accendiamo la fiamma e lasciamo riscaldare leggermente l'olio. Prendiamo il nostro Wustel e poniamolo sulla teglia. Facciamolo prendere un po' d'olio e mettiamolo a rosolare. Facciamolo rosolare un po' da una parte e un po' dall'altra. A metà cottura di uno dei due lati abbassiamo la fiamma e versiamo all'interno del cuoricino il nostro uovo. Voilà! È ovvio che un pochino uscirà da qui, ma non vi preoccupate. Appena arriverà a livello si otturerà. Fate cuocere a fuoco basso e coprite magari anche con un'altra padella. Ok, pronti per impiattare, andiamo sul piano da lavoro. E voilà, sale, pepe, una piccola decorazione e buon San Valentino a tutti, con semplicità e fantasia. Un piatto semplice per i ragazzi, magari per la mamma che vuole fare una bella colazione ai propri figli anche per San Valentino. Bene, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao, ciao cuoriciosi. Thank you.
bene, se anche tu sei... Ma perché sei basso? No, lo so. Bene, se anche tu pensavi fosse qualche cosa col doppio senso, hai sbagliato in pieno. Invece era una bella ricetta, semplice e facile da fare. Molto buona, tra molto l'altro, buona. Perché wurstel e uova insieme stanno benissimo. Sì, sì, wurstel e uova, infatti. Bene, e allora se anche tu vuoi provare questa ricetta, beh, mettiti ai fornelli e falla. E facci sapere se il tuo lui o la tua lei ha gradito, no? Bene! Spero che questa ricetta facile facile vi sia piaciuta. Perché sei basso? Non lo so, si alza, mi si basso. Comunque. Bene, ragazzi. Parlando di giusto. Io ma che c'entra? Non lo so. Non lo so. Bene, chiudiamo il video qui, vi mandiamo i nostri più cari e sinceri auguri per un buon San Valentino, non solo il 14 febbraio, e noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao. Ciao. Meglio chiudere.